L'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo ha voluto rendere omaggio alla nea campionessa di karate Teriana D'Onofrio, che solamente pochi giorni fa, assieme alle sue compagne di nazionale, è salita sul gradino più alto degli europei, riuscendo così a guadagnarsi la medaglia di oro in un torneo, quello svolto in Croazia, dove il livello non poteva che essere di assoluto valore. Nella sala consiliare aperta, purtroppo ai soli familiari, amministrazioni e giornalisti per via delle ormai famose restrizioni dovute al Covid, la giovane campionessa ha comunque mostrato visibile emozione iniziale, susseguita però dalla determinazione e la prontezza anche nel raccontare ciò che ha vissuto in quest'ultimo torneo, che come sempre la contraddistinguono. Per la prima volta Sant'Arcangelo ha provveduto a riconoscere con un piccolo dono non solo Terriana, che ben ricordarlo, gli ultimi europei, come sottolineato anche dal presidente del CONI Basilicato Leopoldo Desiderio, è l'ultimo di una serie di trofei internazionali portati a casa dalla Lucana, ma anche dall'intera famiglia D'Onofrio, con Francesco, fratello maggiore, anche lui campione di livello internazionale affermato, e la giovanissima Orsola, che grazie agli insegnamenti del padre Vincenzo sta seguendo le orme del fratello e della sorella. L'amministrazione tutta, quindi, dal sindaco Salvatore La Grotta all'assessore allo sport Roberto Fantini, per poi continuare con l'intera maggioranza supportata anche dalla minoranza e dalla presenza appunto del presidente Desiderio, ha voluto così omaggiare una ragazza che, grazie ad enormi sacrifici, anno dopo anno, continua a postare in alto non solo il nome della nostra regione, ma dell'intera nazione in giro per il mondo. Per me è un onore oggi essere qui e colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità di Sant'Arcangelo, il sindaco e tutti coloro che hanno speso un po' del loro tempo per complimentarsi con me e il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, al quale appunto del quale faccio parte, e sono estremamente onorata di poter appunto esprimere la mia soddisfazione e anche le emozioni che ho vissuto in questa ultima competizione del campionato europeo con i miei compaesani, e ci tengo tantissimo a trasmettere questo messaggio che sia di buon auspicio per una buona ripartenza e una buona ripresa di tutto il movimento sportivo italiano.